Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla riunione mondiale per i giovani adulti. Questo programma viene trasmesso dalla cappella di Lincoln Square, situata a New York, nello stato di New York. Sono David L. Buckner, presidente del Palo di New York, nello stato di New York. Diamo il benvenuto all'anziano L. Whitney Clayton, della presidenza dei 70, e siamo grati che la sorella Katie Kip Clayton lo abbia accompagnato questa sera. L'anziano e la sorella Clayton saranno presentati in seguito quali oratori di questa serata. Siamo grati e lieti di riconoscere la presenza sul pulpito del nostro 70 di area e del coordinatore locale del sistema educativo della Chiesa e dei seminari degli istituti di religione, accompagnati dalle rispettive mogli. Inizieremo questa serata con la congregazione che canterà Avanti Andiam, inno numero 48 nell'inario italiano. Apprezziamo l'aiuto di Sumerisa Stevens, che dirigerà la musica, e di Alyssa Chard, che ci offrirà l'accompagnamento musicale. Dopo l'inno, Darrell Castiglio, del rione dei giovani adulti non sposati di Harlem, offrirà la preghiera di apertura. Caro Padre Celeste, siamo qui riuniti per adorare Te, per ricordare Tuo Figlio, Gesù Cristo, per esprimere gratitudine per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, per il sacerdozio e per i dirigenti della Tua Chiesa, e per chiedere la presenza speciale del Tuo Spirito, affinché mediante il potere dello Spirito Santo possiamo ascoltare parole di saggezza ed essere edificati e confortati. Ti preghiamo di aiutarci a essere umili e a rafforzare le nostre famiglie, e fortifica coloro che udiranno in tutto il mondo le parole pronunciate questa sera. Ti vogliamo molto bene, Padre. Siamo grati delle benedizioni che ci hai dato e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa sera è qui con noi il coro dei giovani adulti del Palo di New York, nello stato di New York, che canterà May My Life Reflect Thy Will. Il coro è diretto da Jamie Wood e accompagnato da Ronnie Bishop. Dopo il numero musicale, avremo il piacere di ascoltare la sorella Clayton, che sarà seguita dall'anziano Clayton. Al termine dell'intervento dell'anziano Clayton, il coro canterà Credo in te, Gesù. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Michal Urbina, del rione dei giovani adulti non sposati di Lincoln Square. È ora mio privilegio presentare gli oratori di questa serata. L'anziano L. Whitney Clayton è stato sostenuto quale membro del primo Quorum dei 70 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel 2001. Serve come componente della presidenza dei 70 dal 2008. E supervisiona le aree Utah Nord, Utah Salt Lake City e Utah Sud. Assiste l'anziano Davide Bednar del Quorum dei 12 Apostoli nella supervisione delle aree Africa Sud-Est e Africa Ovest. Durante la sua permanenza a Buenos Aires, in Argentina, l'anziano Clayton ha servito nella presidenza dell'area Sud America Sud dal 2002 al 2006. Ha servito come missionario a tempo pieno in Perù dal 1970 al 1971. L'anziano Clayton ha lavorato come avvocato a Newport Beach, in California, dal 1978 al 2001. È nato a Salt Lake City, Utah, nel 1950. Egli afferma che il suo più grande successo è stato sposare Katie Ann Kipp nel Tempio di Salt Lake City nel 1973. La sorella Clayton è nata a Salt Lake City e attualmente serve come insegnante di dottrina evangelica. Ha servito come presidentessa delle giovani donne di Rione e di Palo ed è stata insegnante di seminario di primo mattino in California e in Argentina. I Clayton hanno 7 figli e 19 nipoti. Il coro canterà ora May My Life Reflect Thy Will.
Sono emozionata di essere qui oggi, mano nella mano e al fianco del mio miglior amico eterno. Vivere con l'amore della mia vita è un'avventura magnifica. Sono anche onorata di trovarmi qui con voi. Siete una vista straordinaria. Tanto coloro che riesco a vedere letteralmente, quanto i moltissimi altri che vedo con l'occhio dell'immaginazione. Siete meravigliosi. Vorrei che poteste vedervi come vi vedo io ora, risplendenti di potenziale e di speranze. A volte temo che siamo le persone meno in grado di riconoscere il nostro stesso valore, e se mai ci riusciamo, è difficile vivere all'altezza di esso. È triste che la prospettiva distorta che abbiamo di noi stessi tenda più spesso a rimpicciolirci piuttosto che a ingrandirci. Le scritture in Mosè ci descrivono come figli o figlie di Dio a similitudine di Dio. Inoltre in Mosè troviamo scritto: perché ed ora, a motivo dell'alleanza che avete fatto, ovvero il battesimo, sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie. Ancora in Romani leggiamo: siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Quindi perché facciamo così fatica a ricordare la nostra identità regale e a vivere alla sua altezza e essere da essa motivati? La seguente metafora mi pare utile. Alcuni anni fa, io, mio marito e il nostro figlio più piccolo vivevamo in Argentina a motivo di un incarico ecclesiastico. Io e il nostro figlio avevamo fatto della visita a siti locali interessanti nel tempo libero, quasi il nostro lavoro. Avevamo alcuni posti preferiti, tra i quali un meraviglioso zoo di animali selvatici diverso da qualsiasi altro zoo che avessimo mai visto. Invece di vagare davanti alle gabbie di animali intontiti e di ammirarli da lontano, lo zoo di Lujan invitava i visitatori a entrare nelle gabbie ed accarezzare gli animali, persino quelli notoriamente più pericolosi. Non riuscimmo a resistere a quell'invito. Seguendo l'addestratore, entrammo nel recinto preparato per dei leoni enormi e molto minacciosi e li accarezzammo mentre essi sembravano ignorarci completamente. Una volta usciti dal recinto sani e salvi, chiesi agli addestratori come fossero riusciti a convincere quelle bestie giganti a non mangiarci. La loro risposta mi affascinò. Essi richiamarono la mia attenzione sui numerosi cagnolini che abitavano anch'essi in quelle gabbie. Mi dissero che una delle cose che avevano fatto era stato allevare quei leoni tenendo dei cagnolini sempre al loro fianco. Quando i leoni erano piccoli, quei cagnolini erano più grandi di loro. I cani credevano di avere il comando e inseguivano i leoni senza pietà, morsicandoli al calcagno in modo poco simpatico. I cuccioli di leone si erano abituati ad acquattarsi nell'angolo e a comportarsi come se fossero terribilmente spaventati dai fastidiosi cagnolini. Una volta cresciuti, i leoni continuavano a nascondersi nell'angolo e ad avere paura dei cagnolini. Con un colpetto della zampa, uno qualsiasi di quei grandi leoni avrebbe potuto facilmente far volare uno di quei cani fuori dalla gabbia. Ma i leoni non si vedevano per come erano realmente. Erano dolorosamente inconsapevoli della propria identità regale. Erano bloccati e limitati da un'idea errata del proprio potenziale. Pensavano di essere piccoli e deboli. Così permettevano a dei cani fastidiosi e insistenti di controllarli e di minacciarli. Temo che tutti noi abbiamo dei cagnolini molesti che soffocano la nostra fiducia in noi stessi e ci fanno nascondere in un angolo, per così dire. Lasciate che nomini alcuni di questi fastidi apparentemente comuni a tutti. La mancanza di fiducia in se stessi. Il primo, la mancanza di fiducia in se stessi. Uno studio eloquente ha evidenziato come troppi di noi caratterizzino il proprio rendimento più in base ai propri fallimenti che ai successi conseguiti. Molto spesso, se un giovane viene somministrato un test con 100 domande ed egli risponde correttamente a 80, ammetterà con dispiacere di averne sbagliate 20, invece di notare con fierezza di averne fatte giuste 80. La mancanza di fiducia in noi stessi e nel nostro potenziale può impedirci di vedere il nostro vero valore e le nostre capacità reali. La seconda, una conoscenza imperfetta, incompleta. Persino Nefi, un profeta, fu costretto a esercitare la propria fede perché non sapeva tutto. Ricordate quando i cieli si aprirono e un angelo scese e stette dinanzi a lui? Nefi vide in visione Nazareth, la madre del Salvatore. Ma quando gli fu chiesto se comprendesse la condiscendenza di Dio, egli ammise di non conoscere il significato di tutte le cose. Tuttavia, prima di ammettere di non avere una conoscenza perfetta, egli attestò che ciò che sapeva con certezza, che Dio ama i suoi figlioli. Questa è la cosa più essenziale da sapere ed è sufficiente a impedirci di consentire ai cagnolini molesti della conoscenza incompleta di compromettere la nostra certezza della veridicità della Chiesa, del nostro rapporto speciale con il Signore e del suo amore costante che ci rafforza.
Il terzo, la sbadataggine e la disattenzione. Fare scelte sbagliate o trascurare di fare quelle giuste può annebbiare la nostra visione della realtà. Credo vi fosse una ragione simbolica per cui i figlioli di Israele dovevano raccogliere la manna ogni giorno. Senza dubbio, il Padre Celeste avrebbe potuto fornire loro una scorta per tutta la settimana, ma il compito quotidiano di raccogliere cibo per l'anima fece sì che essi continuassero a ricordarsi di Lui. Il cibo per l'anima deve essere consumato regolarmente e spesso. Leggere le scritture, pregare, andare in chiesa, servirci null'altro, queste cose sono la nostra manna, il super cibo dei figli di Dio. Senza dubbio avete dei cagnolini molesti personalizzati, per così dire. Tutti ne abbiamo qualcuno, ma non permettete loro di definire chi siete. Comportatevi come figli reali di Dio che siete, è il vostro diritto di nascita. Se attualmente il vostro comportamento non è all'altezza del livello della vostra identità regale, apportate dei cambiamenti. Con l'aiuto del cielo potete farcela. La vostra identità divina è in peritura. Solo perché quei leoni non agivano in maniera forte e coraggiosa non significa che essi non fossero più dei leoni. A volte diciamo di essere creature di Dio e indubbiamente si tratta di un pensiero nobile. Tuttavia mi piace ancora di più ricordare che siamo suoi figli. Nelle nostre vene scorre il suo DNA spirituale. Ricordate, egli ha ripetuto più volte che siamo suoi figlie e suoi eredi. Scacciate qualsiasi messaggio, credenza o abitudine ingannevole che vi spinge a nascondervi negli angoli della vostra vita. Non permettetegli di mordervi le calcagna e di farvi sentire spaventati o feriti. Innalzatevi al livello della vostra statura eterna. Voi siete di stirpe reale. Possa il Signore benedire tutti noi con la consapevolezza della nostra identità divina. Tutto quello che il Padre ha è la promessa rivolta a coloro che colgono la grande visione che Dio ha del loro potenziale, che vivono all'altezza del loro diritto di nascita, quale eredi del Padre Celeste. Possa il Signore benedirvi mentre abbracciate la vostra vera identità e ne gioite. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Miei cari fratelli e mie care sorelle, sono onorato di essere con voi questa sera. Mi unisco a Katie nell'esprimervi il nostro amore. Abbiamo pregato entrambi affinché ciò che vi diremo stasera incoraggi la vostra fede in Dio e in suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Ora prego nuovamente che il cielo ispiri me e voi nel corso dei prossimi minuti. Avete appena sentito parlare Katie, che è l'amore e la luce della mia vita. Sono grato per la gioia e il significato che lei ha portato nella mia vita, per non parlare del dono dei nostri 7 figli, i quali a loro volta ci hanno dato 19 nipoti, che presto diventeranno 21. Katie è il cuore della nostra casa e della nostra famiglia. Quando ci siamo sposati, non sapevo che la vita potesse essere tanto dolce. La sua bontà e le sue virtù significano tutto per me. Sono molto felice che abbiate potuto ascoltarla. Diamo il benvenuto a voi che siete qui a New York City stasera, ma sappiamo che la maggior parte di voi si trova in altre località, nazioni e fusi orari. Estendiamo un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno ascoltando o guardando, a prescindere da dove siano nel mondo. Che miracolo è riunirsi in questo modo. Voi provenite da molte nazioni e culture. La varietà di circostanze che caratterizzano la vostra vita è straordinaria. Alcuni di voi godono di ogni benedizione per quanto riguarda l'istruzione e l'abbondanza materiale, mentre altri lottano quotidianamente per procurarsi del cibo. Alcuni di voi sono discendenti dei pionieri che attraverseranno le pianure degli Stati Uniti. Altri sono pionieri nella propria nazione. Alcuni di voi hanno svolto una missione. Altri sono stati appena battezzati dei missionari, oppure devono ancora esserlo. Alcuni di voi provengono da famiglie in cui tutti sono membri attivi della Chiesa. Altri sono gli unici membri nella propria famiglia e forse persino nella propria comunità. Alcuni di voi provengono da famiglie forti in cui i genitori hanno dato un ottimo esempio. Altri provengono da famiglie in cui non è così. Sono convinto che ciò che condividiamo come figli di Dio sia molto più importante delle differenze che le nostre situazioni di vita ci impongono. Il Salvatore disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Egli non pose limiti temporali o geografici alla benedizione di una vita a esuberanza. Essa è a disposizione di tutti noi, a prescindere da quanto varie siano le nostre circostanze. Il suo scopo è aiutarci a conseguire una vita a esuberanza, quale che sia il luogo o l'epoca in cui viviamo.
Mi sono sentito spinto a parlare di come possiamo conseguire una vita a esuberanza e a intitolare il mio discorso come un giardino ben annaffiato. Comincerò parlando di un episodio avvenuto il giorno in cui il Salvatore fu crocifisso, episodio che ritengo abbia un immenso potere didattico. Userò quindi due esempi relativi a come conseguire una vita a esuberanza. Uno degli episodi più drammatici di tutte le scritture è riportato nel Vangelo di Giovanni. Avvenne dopo che il Salvatore aveva patito un'agonia incomprensibile per i nostri peccati e le nostre debolezze terrene nel giardino del Getsemani. Ci viene insegnato che le sue sofferenze furono intense, dure da sopportare. Quanto dure da sopportare non sappiamo. Questo episodio seguì anche il tradimento perpetrato nei suoi confronti, il suo arresto e la notte di oltraggi e di maltrattamenti fisici che patì per mano dei capi dei giudei. Fu dopo che egli venne brutalmente flagellato dai soldati romani che agivano sotto la direzione di Ponzio Pilato, dopo che la corona di spine fu posta a forza sul suo capo. Pilato era giunto alla conclusione che Gesù non aveva fatto nulla che meritasse la crocifissione. Egli ordinò che Gesù fosse flagellato, una forma di punizione fisica estrema, ma di norma non fatale. Forse Pilato sperava che torturando e umiliando il Salvatore avrebbe persuaso i capi dei giudei del fatto che Gesù aveva già ricevuto una lezione dolorosa, che era stato esposto a pubblica infamia e che la crocifissione non era necessaria. Sperava forse di risvegliare un qualche senso di misericordia. Pertanto, dopo la flagellazione, Pilato ordinò che Gesù fosse portato dinanzi al popolo. Immagino che sperasse che l'evidente sofferenza fisica patita da Gesù sarebbe stata sufficiente ad appagare la gente, ma non fu così. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e dicevano «Salve, re dei giudei», e gli davano degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro «Ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa». Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse loro «Ecco l'uomo». Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono «Crocifiggilo, crocifiggilo». Pilato disse loro «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». Per quanto il resto della storia sia di vitale ed enorme importanza, mi soffermo sulle parole di Pilato «Ecco l'uomo». Ecco l'uomo. La dichiarazione di Pilato fu profondamente paradossale. Sebbene in quel momento l'aspetto fisico di Gesù fosse deturpato, non c'era mai stato fino a quel momento e non c'è mai stato da allora in poi alcun uomo o alcuna donna più meritevole di essere guardato. La sua vita fu perfetta. Egli fu impareggiabile. Nessuno aveva mai vissuto come lui e nessuno lo avrebbe mai fatto. Egli possedeva ogni virtù nella sua forma perfetta. Il suo autocontrollo era completo. Le sue emozioni e i suoi sentimenti erano perfetti, così come i suoi pensieri. La sua comprensione illimitata. Soltanto lui era davvero degno di essere guardato sotto ogni prospettiva, di essere esaminato, valutato e adorato. Nessuno sguardo rivolto alla sua mente, al suo cuore e ai suoi sentimenti avrebbe potuto o potrebbe deludere. Sebbene il suo aspetto esteriore non lo riflettesse in quel momento, Gesù incarnava la vita a esuberanza. Pertanto non è il suo aspetto in quel momento di sofferenza che dovremmo ricordare. Non aveva un'apparenza esteriore da farcelo desiderare. Ciò che significò assolutamente tutto per noi fu che egli era dentro quel martoriato tabernacolo corporeo. Chi egli era rese possibile ciò che fece. Ciò che attira la nostra attenzione è la magnificenza di chi egli era. Quello che dovremmo vedere quando guardiamo l'uomo è il suo trionfo in crescendo sulle forze del male. Anche se allora non sembrò affatto una vittoria, è la sua calma perfetta nel bel mezzo della tempesta più violenta che qualsiasi essere umano avrebbe mai sopportato. Ogni strumento diabolico mai inventato dal nemico era stato o sarebbe presto stato scatenato contro di lui. Egli li vinse e li sconfisse tutti. Egli stette dinanzi a Pilato in pace e con compostezza perfette.
Riflettete su questo. Il suo dominio sugli elementi fisici del mondo e sulle condizioni dell'umanità fu dimostrato in modo inequivocabile. Egli poteva comandare gli spiriti maligni, guarì gli infermi, ridiede la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, riportò in vita i morti e restituì in vita ai genitori i loro figli che erano morti. Egli conosceva i pensieri e i sentimenti di tutti, perdonò i peccati, purificò i lebbrosi. La notte precedente questo episodio, egli aveva portato il fardello dei peccati, delle afflizioni, delle malattie e degli errori di tutta l'umanità. Paradossalmente, egli aveva sofferto persino per i peccati di coloro che in quello stesso momento lo stavano maltrattando. È proprio il caso di dire, ecco l'uomo. Egli era il figlio del Dio vivente. Egli fu l'esempio di vita, colui che fu mandato per mostrare la via e per essere la via. Egli era la verità e la vita per tutti noi. Con queste tre parole, ecco l'uomo, Pilato espresse inconsapevolmente la semplice formula per adempiere gli scopi più alti della vita. Quando chiese ai giudei di guardarlo, Pilato indirizzò il loro e il nostro sguardo a colui che è unico tra tutti, può offrirci la vita a esuberanza e rendere perfetta la nostra salvezza. Per questo motivo ci è stato dato il comandamento di guardare a Dio e di vivere. Ciò che dovremmo ricordare quando lo guardiamo è che grazie a Lui e a tutto ciò che Egli fece, che era e che è, anche noi possiamo trionfare, possiamo prevalere, possiamo vivere a esuberanza in mezzo alle prove. Se scegliamo di guardarlo e di accettare e di mettere in pratica il suo Vangelo di salvezza, Egli ci salverà. Ci soccorrerà dagli effetti della nostra natura decaduta e dalle nostre debolezze. E ci salverà dal peccato, dalla mediocrità spirituale e dal fallimento definitivo ed eterno. Egli ci purificherà, ci raffinerà, ci abbellirà e alla fine ci perfezionerà. Ci darà gioia e pace. Egli è la chiave di una vita esuberanza. Vi porterò due esempi su ciò che possiamo fare per guardare il Salvatore, per rivolgerci a Lui al fine di conseguire la vita esuberanza. In primo luogo, il sermone degli alberelli. Io e Kathy abitiamo su una collina a est di Salt Lake City, in una casa costruita dai suoi genitori. Là cresce una specie di alberi originaria delle colline pedemontane situate attorno a Salt Lake City. Noi li chiamiamo piccole querce. A differenza delle grandi e possenti querce note in molte parti del mondo, le piccole querce non diventano mai alte o grosse, ma sono forti e bellissime. Il nostro quartiere ne è pieno. Alcuni anni fa, sul vialetto che conduce alla porta d'ingresso di casa nostra, abbiamo messo un grande vaso da fiori sotto i rami di una piccola quercia. Abbiamo piantato dei fiori colorati e abbiamo ammirato la loro bellezza durante i mesi estivi. Al cambio di stagione, all'inizio dell'autunno, la piccola quercia ha cominciato a perdere semi o ghiande e alcuni sono caduti nel vaso da fiori. Un giorno, mentre mi stavo prendendo cura dei fiori, ho notato che dalle ghiande cadute nel vaso stavano spuntando alcuni germogli. Anche se la stagione della fioritura era quasi al termine, dentro al vaso non volevamo null'altro se non i fiori, così ho cominciato a togliere i germogli dal terriccio. Quando li ho tirati, i teneri germogli sono venuti fuori facilmente dal terriccio smosso. Con mia sorpresa, avevano già messo radici molto più lunghe dei germogli stessi. Le radici erano lunghe il triplo o il quadruplo della parte dei germogli visibile in superficie. La natura ha progettato i semi delle piccole querce in modo da utilizzare quasi tutta la loro energia per mettere radici. Il motivo per cui l'ha fatto sembra ovvio. Sebbene la primavera e l'autunno a Salt Lake City siano piacevoli, le estati sono calde e poco piovose e gli inverni sono freddi, ventosi e nevosi. Le radici profonde aiutano i germogli a crescere, scendendo rapidamente in profondità nel suolo. Questo consente una maggiore esposizione delle radici al fine di attingere umidità e nutrienti dal suolo. Inoltre, le radici profonde ancorano saldamente gli alberi per mantenerli eretti e resistenti al vento, a cominciare da quando sono ancora piccoli. Le radici aiutano questi alberi robusti a sopportare sia il maltempo invernale sia il calore dei giorni estivi. Le radici profonde rendono più facile la sopravvivenza della piccola quercia. Mentre gli alberelli crescono gradualmente, fino a raggiungere la loro massima altezza, le radici continuano a nutrirli, a proteggerli e a sostenerli. Possiamo trarre una lezione dalla piccola quercia.
Dobbiamo godere delle meravigliose stagioni primaverili e autunnali, ma dobbiamo sempre ricordare che presto arriverà un clima ostile. Questo è il modello della natura ed è anche il modello della nostra vita. Mentre godiamo delle stagioni di agio, conforto e felicità, dovremmo essere preparati per le prove che ci attendono. A prescindere da dove abitiamo, tutti abbiamo vissuto alcune esperienze che assomigliano a estati caldi o a inverni freddi. Viviamo momenti facili e momenti difficili, successi e fallimenti, salute e malattia, periodi di felicità e momenti di dolore e sofferenza. La vita non è statica, non è priva di asperità. Viviamo momenti che ci deludono e altri che ci rallegrano. La vita di tutti noi presenta delle somiglianze anche sotto altri aspetti. Siamo tutti circondati dalla cultura e dalle tradizioni delle nostre comunità e nazioni di origine. Alcune di queste influenze sono buone, altre no. Alcune ci innalzano, altre ci sminuiscono. La nostra casa può essere benedetta dalla luce del Vangelo o rovinata dalla mancata osservanza dei comandamenti di Dio. L'esempio dato dagli amici può essere straordinario o terribile. Nessuno sa esattamente dove lo porterà la vita. Non possiamo predire il futuro per quanto riguarda la nostra salute o il nostro benessere materiale. Non possiamo predire l'influenza della guerra o del tempo atmosferico. Nella vita ci sono cicli, circostanze mutevoli, al di là del nostro controllo, che impongono delle sfide a tutti noi. A differenza degli alberi, noi possiamo scegliere e sviluppare volontariamente le radici spirituali della nostra vita. Siamo noi a decidere dove porre le nostre radici e quanto profondamente farle affondare nel suolo. Le decisioni quotidiane fanno una differenza minuscola e quasi impercettibili sulle radici, ma il loro effetto diventa fondamentale. Poiché non sappiamo quando o in che modo arriveranno le difficoltà, o quanto dureranno i nostri inverni o le nostre estati, dovremmo mettere le nostre radici il più profondamente possibile nell'unica vera fonte di nutrimento per la nostra anima, il Signore Gesù Cristo. Egli desidera che la nostra sia una vita esuberanza. Ci invita a venire a Lui. Egli ha detto, impara da me e ascolta le mie parole. Cammina nella mitezza del mio spirito e avrai pace in me. Imparando da Lui, rafforziamo la nostra anima affinché resista alle tempeste della vita. Impariamo mediante lo studio e mediante la preghiera. Impariamo osservando esempi retti. Impariamo servendo gli altri per servire Lui. Impariamo cercando di emularlo in ogni modo possibile. Ascoltare significa prestare attenzione e dare ascolto, non soltanto udire. Lo ascoltiamo nel nostro studio personale delle Scritture. Lo ascoltiamo alla riunione sacramentale nel Tempio. Lo udiamo nel suono dolce e sommesso. Lo ascoltiamo nella voce dei profeti e degli apostoli viventi. Un ascolto attento ci ricorda che non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Rafforziamo le nostre radici attraverso una crescita graduale. Quando ascoltiamo, seguiamo il cammino che Egli ha percorso. Egli è l'inizio e la fine del cammino che conduce alla vita esuberanza. Egli è tutto il cammino e la luce che lo illumina. Non c'è alcun segreto né sorpresa riguardo a ciò che possiamo e dovremmo fare per sviluppare le nostre radici. Dovremmo osservare i comandamenti di Dio. Anche se possiamo stilare rapidamente un elenco di cose che dovremmo fare, tutti ci rendiamo conto che è più facile elencarle che farle. La nostra capacità di fare la sua volontà cresce facendo la sua volontà. Diventa più facile perché la nostra convinzione e la nostra fede crescono. Quando perseveriamo fedelmente nel mettere in pratica nella nostra vita i principi fondamentali del Vangelo, il Signore ci benedice con una maggiore forza interiore. Un culto reso in modo degno apporta un contributo importante alla profondità delle nostre radici. Partecipare con riverenza alla riunione sacramentale e prendere il sacramento con intento reale rendono il giorno del Signore più di un'altra domenica come tante. Non possiamo affondare davvero in profondità le nostre radici a meno che non ci ricordiamo sempre di Lui. Quando ci prepariamo, prima di partecipare alle riunioni, allora il giorno del Signore diventa un'esperienza ancora più ricca per noi. Contemplando il nostro bisogno di perdono, cominciamo a considerare la cappella come un santuario e il sacramento come un momento di santificazione. Vi sono alcune cose che dovremmo sempre portare con noi quando andiamo in chiesa. Le più importanti sono un cuore spezzato e uno spirito contrito.
Dovremmo andare in chiesa desiderosi di cercare le benedizioni dell'espiazione. In modo simile, dovremmo sempre lasciare alcune cose a casa. I pensieri che riguardano lo sport, il lavoro, i divertimenti, dovrebbero essere lasciati chiusi in un cassetto a casa e aperti in un altro giorno che non sia il giorno del Signore. Il culto sincero favorisce la vera conversione, ci aiuta a mettere radici di fede profonde, nelle quali troviamo un serbatoio spirituale che diventerà in noi una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Paolo scrisse: «Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo, il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato». Le radici traggono beneficio anche dall'opposizione. Il vento deve soffiare e il clima deve essere disagevole se vogliamo sviluppare vera forza. Dobbiamo compiere lo sforzo di tenere duro se vogliamo essere forti. Quando soffia un vento impetuoso, l'albero che non si è radicato saldamente al suolo viene rovesciato. Devono esserci dei periodi aridi, altrimenti le radici non scenderanno in profondità per trovare l'acqua. Troppa acqua indebolisce un albero, perché le radici restano vicine alla superficie senza raggiungere una profondità sufficiente. Se non sperimentiamo qualche tempesta e qualche siccità personali, le nostre radici non hanno mai l'opportunità di diventare forti. Se tutto è facile, non maturano. Paradossalmente, navigare senza problemi è una prova di per sé, una prova peraltro difficile. L'assenza di problemi può indebolirci se non stiamo attenti. Potremmo non controllare noi stessi, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni e non osservare i comandamenti di Dio e non continuare nella fede. D'altro canto, non dobbiamo andare noi a cercare problemi e difficoltà. La vita ha un proprio modo per portare afflizioni a ognuno di noi, anche quando stiamo facendo del nostro meglio. A meno che non facciamo scelte terribili, che portano sempre a conseguenze tragiche, di norma non scegliamo quando o come i problemi della vita busseranno alla nostra porta. Tuttavia, decidiamo sicuramente ogni giorno come prepararci ad affrontarli. Da qui il promemoria di Giosuè: scegliete oggi a chi volete servire. Ecco un altro promemoria: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Non dovremmo sorprenderci, quando la nostra fede viene meno, se stiamo camminando sul ciglio del sentiero stretto e angusto. Ciò che facciamo e ciò che non facciamo conta davvero, perché le azioni hanno conseguenze, e così omettere di agire. Quando non prestiamo attenzione alle piccole azioni di fede giornaliere, ripetitive, ma essenziali, indeboliamo le nostre radici. Col passare del tempo ci allontaniamo lentamente da Dio. Pertanto, il modo in cui ci rivolgiamo l'uno all'altro, i libri e gli articoli che leggiamo, gli spettacoli televisivi e film che guardiamo, le cose che non leggiamo e che non guarderemo mai, le barzellette che raccontiamo o che scegliamo di non ascoltare, tantomeno di ripetere, tutto questo riflette dove ci troviamo lungo il sentiero stretto e angusto, al centro o sul ciglio. Non possiamo dire che stiamo nutrendo le nostre radici se le cose che facciamo e non facciamo non hanno lo scopo di renderci santi migliori. La sicurezza si trova soltanto al centro del sentiero stretto e angusto. Non c'è da nessuna parte un modello di vita migliore, né un modo più sicuro per trovare pace e il sentiero del progresso, del seguire il Signore Gesù Cristo. Il suo è l'unico nome dato sotto i cieli, con il potere di rendere più celestiale la nostra vita. Non c'è nessun altro cui possiamo guardare che abbia il potere di salvezza, di rigenerazione e di trasformazione che ha il Salvatore. Siamo stati avvertiti riguardo a ciò che accade se ci rivolgiamo a chiunque altro o a qualunque altra cosa per trovare un significato e uno scopo supremi. Le parole di Giuda colgono l'inevitabile vuoto esistenziale che alla fine avvolge coloro che scelgono qualunque altra cosa al posto del Salvatore. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati.
La nostra anima dovrebbe essere radicata così profondamente in Cristo da renderci in grado di sopportare qualsiasi sfida, di trionfare su qualsiasi afflizione, di resistere a qualsiasi attacco contro la nostra fede e di diventare come querce, saldi, inamovibili e costanti, a prescindere dal calore del giorno o dalla potenza della tempesta. Questo genere di radicamento trascende il tempo e prevale su ogni nemico. Da Helaman impariamo una lezione su come la promessa di una forza solida come la roccia dipenda dal fatto di edificare la nostra vita sul Redentore. Ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine. A motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se gli uomini edificano, non possono cadere. Ora che abbiamo dato uno sguardo alle radici, rivolgiamo la nostra attenzione ai fiori, mentre pensiamo al secondo esempio, relativo alla bellezza dei giardini Butchart. Nel 1904 Robert Butchart e sua moglie Jenny si trasferirono nell'estremità meridionale dell'isola di Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada. Robert Butchart lavorava nel campo del cemento e gli serviva della pietra calcarea per il suo prodotto. Aprì una cava di calcare a cielo aperto vicino alla città di Victoria. Dal calcare produceva calce viva, un ingrediente chiave del cemento. Vicino alla cava, i Butchart costruirono una casa e un campo da tennis, piantando rose e piante di pisello odoroso. Col passare del tempo, i depositi calcarei in alcune aree della cava si esaurirono. La cava andò in disuso. Rimase un grande sgradevole buco nel terreno pieno di rocce spezzate e frastagliate. Nel notare ciò che stava accadendo, Jenny Butchart decise di trasformare quel buco roccioso nel terreno in un giardino. Fece trasportare tonnellate di terriccio alla cava tramite carri trainati da cavalli e le fece depositare sul fondo della cava. Cominciò a piantarvi fiori, arbusti e alberi e col passare del tempo creò uno dei giardini più famosi del mondo, il Sunken Garden, giardino infossato. Ma non si fermò qui. Jenny continuò ad ampliare il giardino e a renderlo più variegato. E i Butchart viaggiarono nel lungo e largo per il mondo. E durante i loro viaggi Jenny raccolse varietà di arbusti, alberi e fiori esotici per i suoi giardini in espansione. Tra il 1906 e il 1929 i Butchart crearono un giardino giapponese, un giardino all'italiana, un giardino mediterraneo e un bellissimo giardino delle rose, in aggiunta al giardino infossato. I loro giardini coprono più di 20 ettari e sono un sito nazionale in Canada. Sono il bellissimo prodotto di anni di lavoro paziente e premuroso. Analogamente, sono una testimonianza di ciò che si può fare quando qualcuno ha la visione di come si possa creare bellezza da un cosiddetto pugno in un occhio, in senso estetico. Il sito internet del giardino da cui tratto queste informazioni riporta che ogni anno quasi 1 milione di persone visita questo luogo. C'è una piccola cava di calcare dentro ognuno di noi. Noi proveniamo dal mondo preterreno, trascinando nuvole di gloria. Su questo non c'è dubbio. Veniamo con punti di forza e capacità spirituali sviluppati là, ma veniamo anche trascinandoci alcune debolezze. Non eravamo perfetti là e non arriviamo perfetti qui. Innocenti, ma non perfetti. Pensiamo per un istante alla nostra personale cava di calcare. Siamo nati in un mondo decaduto e ereditiamo una natura decaduta, perché l'uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato fin dalla caduta di Adamo. Il nostro io interiore, l'uomo o la donna spirituale che costituisce la nostra entità, ha alcune debolezze e alcune mancanze. Possediamo difetti e abbiamo commesso degli errori lungo il percorso della nostra vita e continuiamo a farli tuttora. Potrebbero esserci stati dei peccati che ci hanno paralizzati spiritualmente. Potremmo aver messo le nostre priorità nell'ordine sbagliato o aver avuto opportunità che non abbiamo colto. Tutti noi abbiamo le nostre personali inadeguatezze e mancanze.
Dentro di noi possono esserci altri tipi di cave di calcare che possono rappresentare una grande sfida. Alcuni dei presenti qui stasera hanno subito maltrattamenti indicibili che possono lasciare ferite emotive aperte che guariscono lentamente e lasciano ricordi angoscianti. Altri potrebbero avere problemi con l'uso di droghe o di alcol, oppure fare uso di materiale pornografico. Alcuni soffrono di depressione, sono malati o hanno altri malanni. La vita a esuberanza, offerta dal Salvatore, mette a disposizione un rimedio per tutte le cave di calcare della nostra anima. A prescindere da quanto possa essere frastagliata la roccia e poco attraenti le mancanze nella nostra anima, a prescindere da quanto sgradevole sia il nostro paesaggio interiore, possiamo essere guariti e abbelliti. Il nostro esempio è la bellezza perfetta dell'anima del Salvatore. Quanto è meraviglioso che il figliol dell'uomo, la cui anima era un giardino di virtù, abbia sofferto in un giardino affinché anche noi possiamo piantare i semi delle virtù nella nostra anima. Qualunque sia la sofferenza che abbiamo patito, o per quanto ci siamo lasciati cadere in basso, possiamo sviluppare un'anima bella. È un diadema in un luogo di cenere. Sono fiori che sbocciano in una cava di calcare. È la graduale acquisizione delle virtù di Cristo in un'anima butterata dai problemi e dai pericoli della vita. Ciò è possibile grazie al suo amore per noi e tramite la sua grazia. Diventa realtà tramite il potere della sua espiazione, a condizione del pentimento sincero e continuo. Incredibilmente, possiamo essere guariti. Possiamo diventare qualcosa di bello e di prezioso. Abbiamo la promessa di poter diventare la nostra versione interiore e personale dei giardini Buttgart. Riuscirci è un elemento essenziale del piano di salvezza, la preparazione a ritornare alla presenza di Dio. Se tutto questo suona alquanto miracoloso, è perché lo è davvero. Alma, il figlio di Alma, era stato un uomo molto malvagio e idolatra. Suo padre era il profeta e il sommo sacerdote presidente della Chiesa. Ma Alma e i suoi amici, i figli di Remosia, andavano in giro cercando di distruggere la Chiesa e di sviare il popolo del Signore. Mentre viaggiavano intenti a realizzare questo scopo, un angelo apparve loro. L'esperienza li cambiò tutti per sempre. Alma subì una miracolosa conversione e insegnò che tutta l'umanità, uomini e donne, tutte le nazioni, lingue e popoli, debbano nascere di nuovo. Nascere da Dio, mutati dal loro stato carnale a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, divenendo Suoi figli e Sue figlie. E così essi diventano delle nuove creature, e a meno che non lo facciano, non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio. Quando veniamo battezzati, con la nostra immersione, seppelliamo simbolicamente il vecchio uomo o la vecchia donna del peccato e poi usciamo dall'acqua in novità di vita come nuove creature. Re Beniamino insegnò che a motivo dell'alleanza che avete fatto sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie, poiché ecco, in questo giorno, Egli vi ha spiritualmente generati, poiché dite che il vostro cuore è cambiato tramite la fede nel suo nome. Perciò siete nati da Lui e siete diventati Suoi figli e Sue figlie. Le persone possono ricevere, spesso ricevono, una testimonianza in maniera rapida. Inoltre, vi sono molti casi di persone e di gruppi che hanno udito il Vangelo e hanno sperimentato un potente cambiamento nel loro cuore in un breve arco di tempo, cosicché non hanno più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Questo potente cambiamento significa essere spiritualmente generati. Di norma, tuttavia, ottenere una testimonianza e sperimentare un potente cambiamento sono dei passi in un processo di crescita e di perfezionamento che dura tutta la vita. Il miglioramento del nostro stesso essere, della sostanza della nostra anima, avviene gradualmente. Jenny Buttgart si dedicò al suo giardino per 25 anni per cercare di creare una bellezza rigogliosa dove prima c'erano solo caos e bruttezza. Ci vuole una vita intera e oltre per purificare completamente il nostro uomo o la nostra donna interiore. Il Salvatore riempie gradualmente le buche nella nostra anima e guarisce le ferite autoinflitte o causate da altri. Il Signore ci dà linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco, e benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e pongono orecchio ai miei consigli.
poiché impareranno la saggezza, poiché a colui che riceve, io darò ancora. Egli aggiunge alla nostra anima virtù su virtù e ci dona grazia su grazia, quando cerchiamo di essere puri e di acquisire le virtù cristiane. È importante non autocompiacerci per qualsiasi eventuale miglioramento interiore già conseguito, e neppure dovremmo diventare stanchi di fare bene. Piuttosto, dobbiamo spingerci innanzi con costanza. Pietro ci incoraggiò a proseguire da una virtù all'altra, seguendo dei passi consecutivi, come se le stessimo ponendo a strati l'una sopra l'altra. Egli scrisse: mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità. Poiché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Col tempo, il processo di crescita accelera, poiché l'intelligenza si attacca all'intelligenza, la saggezza accoglie la saggezza, la verità abbraccia la verità, la virtù ama la virtù, la luce si attacca alla luce, la misericordia ha compassione della misericordia e reclama il suo, la giustizia prosegue il suo corso e reclama il suo. Ecco perché l'esempio di Jenny Buttkart, che si dedica per 25 anni a creare i suoi giardini, è così istruttivo. Riuscite a immaginare lei e coloro che lavorarono insieme a lei mentre piantano un arbusto qui, un ramoscello là e un albero lì di fronte? È facile immaginarla mentre pianifica e organizza, assicurandosi che ogni nuovo fiore e ogni nuovo arbusto sia al posto giusto. Il processo di crescita nelle virtù di Cristo è l'equivalente spirituale di aggiungere alberi, arbusti e fiori uno alla volta in un giardino e poi di nutrirli fino a che non raggiungono la maturità. L'effetto immediato di piantare una qualsiasi virtù nella nostra anima potrebbe non essere sbalorditivo, ma se continuiamo a piantare e a nutrire con fede, allora gradualmente, col passare del tempo, il giardino della nostra anima cresce in bellezza. La nostra vita comincia a essere esuberanza sotto ogni giusto aspetto. Ora, vorrei chiedervi di meditare su questa domanda. Che cosa pianteremo oggi per abbellire il giardino della nostra anima? Condividete pure le vostre risposte sui social media con l'hashtag LDSDevo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Isaia colse in poche parole l'essenza di ciò che significa essere radicati nel Signore Gesù Cristo e far fruttare nella nostra anima alcune delle virtù del Salvatore. Egli scrisse: «L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai». Il Salvatore, Gesù Cristo, è l'esempio di ogni virtù. Egli è l'unico uomo perfetto che sia mai vissuto. Egli espiò per i nostri peccati. Tramite la sua espiazione possiamo diventare uomini e donne di Cristo. Possiamo essere purificati, cambiati, guariti e perfezionati. La nostra anima può diventare qualcosa di bello. Possiamo noi guardare a Lui in modo più completo, possiamo noi emularlo in modo più devoto, possiamo noi seguirlo con maggior desiderio, possiamo noi far affondare le nostre radici in profondità nel suolo della salvezza, fino a quando poggeremo su di Lui la roccia del nostro Redentore. Possiamo noi godere sempre più della benedizione della vita esuberanza che Egli offre e diventare come un giardino ben annaffiato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre che sei in cielo, siamo grati per il privilegio che abbiamo avuto di ascoltare l'anziano e la sorella Clayton e di imparare da loro. Siamo grati per le loro testimonianze, perché sono tuoi testimoni, e per la loro straordinaria fede. Padre Celeste, ti chiediamo di rimanere con ognuno di noi, mentre ci adoperiamo a scoprire il nostro pieno potenziale divino come tuoi figli. Benedicici mentre cerchiamo di incrementare, di esercitare la nostra fede in te, nel nostro futuro, nella tua volontà e nel piano che hai per ciascuno di noi. Padre Celeste, siamo grati per lo spirito che ci ha accompagnato durante la riunione di questa sera. Aiutaci a portare con noi il messaggio dell'anziano Clayton quando affronteremo le prove che si presenteranno, nell'edificare la nostra vita e esuberanza. Siamo grati per le numerose benedizioni di questo Vangelo nella nostra vita. Esprimiamo la nostra gratitudine e preghiamo per la tua forza, per la tua pace nel mondo, nel nome di tuo figliolo Gesù Cristo. Amen.